Spettacolare, tanti ospiti, sì, la più bella, anche perché comunque il 50esimo è un dato molto importante per l'Inter, per l'interismo. Luglio 2019, primo giorno di calciomercato, si parte perché oggi è l'Azzaro Day. Appena ufficializzato Diego Godin, adesso si va a direzione Meliá perché oggi sarà la giornata di Lazzaro. Ciao a tutti amici nerazzurri, uscita serale un po' inaspettata, stiamo andando al Meliá per Stefano Sensi perché domani sarà il suo giorno di visite mediche e firme, intanto andiamo al Meliá per cercare di beccarlo. Grande Stefano, benvenuto. Ne vado io. Grazie mille. Sì, tanto non la fanno, vabbè. Ma io non la voglio fare. È la mattina dopo, 2 luglio 2019, è il giorno ancora di Stefano Sensi, oggi per visite mediche e firma sul contratto. Stiamo andando in direzione CONI e venite con noi, dai. Ieri è arrivato in serata qui a Milano, ha raggiunto Milano, ieri sera c'era con il suo procuratore, quindi prima cena milanese per quello che sarà il nuovo rinforzo del centrocampo di Antonio Conte. Noi lo stiamo aspettando, arriva qui alle nostre spalle al CONI per effettuare gli ultimi passaggi, proprio per quelle visite mediche, che quello porteranno ad andare in sede, mettere la firma sul nuovo contratto e allora sì, ecco che l'Inter dopo Valentino Lazzaro nella giornata di ieri e Godin che è stato ufficializzato potrà abbracciare un nuovo rinforzo in attesa poi di inseguire anche tutti gli altri colpi, lo sappiamo subito, quel Lukaku, quel suo di mercato in attacco dell'Inter di Antonio Conte. Grande Stefano! Numero di maglia Stefano? Stefano, chi non salta rosso nero, eh? Chi non salta? Però ragazzi, non c'è. Niente, scusate, devo fare la porta. Grande Stefano! Grande Stefano! Grazie mille ragazzi, buona per tutto noi. Humanitas, le visite mediche, poi il passaggio al CONI per l'idoneità sportiva. Nessuna parola, tanti sorrisi, massima disponibilità, foto, autografi con i tifosi, tanti presenti all'esterno della struttura. Ricordiamo i termini dell'operazione. Sì, si trasferirà all'Inter in prestito con diritto di riscatto da Sassuolo, firmato un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione per lui. Presentiamo anche la sfida di Inghilterra contro Stati Uniti. Stiamo parlando di mondiale al femminile, andiamo a Blu, formando con Stefano Sensi appena annunciato dal Sassuolo un centrocampo tutto in... Balzo di due giorni dalle visite mediche di Stefano Sensi, che è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Eravamo cotti, siamo stati tutta la mattinata sotto il sole, in più venivamo da giorni intensissimi e in cui la notte praticamente non dormivamo nulla e quindi ci siamo dimenticati di chiudere il video. Lo faccio io adesso, vi invito a passare in descrizione per i nostri profili Facebook e Instagram.
Trovate anche il link del profilo Instagram del nostro grafico Fabio, che ha fatto anche la copertina di questo video, e lo ringraziamo nuovamente. Questo era il nostro video delle visite mediche di Stefano Sensi. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto che ha fatto l'Inter. Mettete mi piace al video, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, sempre forza Inter!